per annunciare la propria presenza. Io ne vengo proprio la scorsa settimana, ero in un congresso a Trento dove si parlava del nuovo esame di Stato che metterà un po' alla dura prova gli studenti di liceo scientifico, soprattutto la prima volta qui avranno come seconda prova fisica, cosa che sarà abbastanza probabile, anche se non abbiamo ancora certezze, per gli studenti che attualmente stanno frequentando il quarto anno. Abbiamo qui presenti gli studenti della classe 4F, gli studenti della classe 4C del liceo scientifico Fermi, accompagnati dalla professoressa Stefania Giglioli. Chiedo per alzata di mano se sono presenti altri studenti. C'è qualche altro studente oltre ad essere studenti del Fermi, prego, che è scuola? Mazzini, linguistico. Ecco, è più che altro a loro, non si può più fare. Col nuovo esame di Stato si cerca di cogliere ogni occasione, come anche questa, per cercare di fare una formazione efficiente, perché verso questi studenti, verso gli studenti di liceo scientifici, direi che mi sembrerebbe di prenderli in giro se dopo aver chiesto la loro adesione, stasera in questi 25 minuti si facesse solo divulgazione. Devono portarsi qualcosa a casa, perché ogni cosa deve servire per l'esame, non per spaventare, ma perché finalmente si fanno le cose molto serie adesso, quindi bisognerà avere forti competenze di fisica. Per questo, forse qualche piccola parte deve essere riprodotta da alcuni studenti specifici. Mi spiace che per 5-6 minuti distribuiti in questo intervento, diciamo, non tutti forse potrete vedere tutto. Anche la parte che illustrerò è, diciamo, ha una valenza scientifica abbastanza spinta, dedicata proprio agli studenti, e quindi inviterei magari a prendere la posizione che aveva prima il coro, gli studenti del Fermi e la studentessa De Mazzini, in modo tale che meglio, da vicino, possano seguire quello che viene a loro illustrato. Allora, qua facciamo la modalità con cui vengono esposti questi argomenti, è stata concordata con la loro insegnante, la professoressa Giglioli, in modo tale che potesse, come ripeto ancora una volta, essere armonizzata al massimo a quello che poi servirà per la loro didattica. Sarà un po' noiosa per altri, quindi scuso se per qualche minuto ci sarà un po' un'andatura troppo scolastica, però ripeto, loro hanno molto da studiare, forse anche per domani, e hanno deciso di dedicare 2 ore così per tutto. Vedete le slide, bene? Ok. Allora, quello che vedete adesso è la funzione disegnata, diciamo, ci sono due colori, in realtà si vede solo il viola, è la funzione f di t uguale a seno di t o seno di x, in questo caso t perché la variabile è il tempo, la conoscete, vero? La funzione seno di t. Che periodo ha? Dopo quanto, ogni quanto si ripete? 2 di greco, infatti, come vedete, questo segmento, questa piccola parte, diciamo, è rappresentato poco più di un periodo e inizia crescendo da zero, attraversa da zero, quindi si vede, ma vedete che siamo tra 2 e 4, quindi non, diciamo, ci crediamo che qui siamo vicini a pi greco, e poi ritorna in salita, intercettando lo zero, in, come vedete, sui 6,3, e quindi, diciamo, ci crediamo che questo è a periodo 2 pi greco, ok? Bene, un'onda, nel momento in cui la membrana, potrebbe essere un foglio di carta, ok, vibrasse, quindi si spostasse nell'aria con questo andamento, ok, quindi un andamento oscillatorio, potrebbe essere un pendolo che alla base ha un foglio di carta che spinge avanti e indietro l'aria, produrrebbe onde sonore, ok, con un periodo di 6,2 secondi. Cosa arrivano al vostro orecchio? Piccole variazioni della pressione atmosferica, che non riuscite a percepire, ad esempio, con i peli delle vostre mani o del vostro corpo, che sono sensibili al vento, da quanto sono piccole, ma che stimolano il vostro timpano. Solo che un andamento così lento del suono è assolutamente inudibile, di conseguenza non vi accorgereste di nulla, ok? A questo punto, anziché usare, diciamo, far vedere la funzione f di t uguale a seno di t, spero di non doverlo scrivere, vi è rimasto, no, impresso seno di t, immaginiamo di dover rappresentare seno di a per t, cioè come se facessimo vedere da f di x, f di a per x. Ricordate, la professoressa Giglioli può dirvelo, le sanno le contrazioni, le conoscono le contrazioni.
Consiglio di Grazia. Di conseguenza forse ricorderete che se abbiamo f di t, f di a per t ha la stessa forma ma viene contratta se a è maggiore di 1 o espansa se a è minore di t, se a è compreso tra 0 e 1. Consideriamo solo numeri positivi. Di conseguenza, in questo grafico, noi possiamo vedere contemporaneamente due funzioni. Adesso metto questa a 1,5. Questo è il nostro seno di t, lo vedete in grigio, ok, che diventa il nostro riferimento, e questo invece in violetto che ci accompagnava prima è diventato seno di 1,5t, che quindi è il seno di t contratto di un fattore 1,5. La contrazione è antipaticissima da fare con la lavagna a gesso. Penso che i docenti qui presenti, che sono miei colleghi in sede, lo possono testimoniare. Si riesce a spiegare, è difficile da fare, con Excel si fa in un attimo, ok? Però è più bello farle a mano quando si possono, perché si riesce bene, perché si comprendono meglio. Però la contrazione è una delle più difficili. A questo punto, quindi apro un attimo un documento di Word, sembra esserci un po' di disordine, ma no, scusate, un PowerPoint, sembra esserci un po' di disordine, ma a me piace anche farvi vedere la genesi di queste cose. Solo un attimo, ok. Sono due fogli. Allora, quindi, la funzione, fate finta che A sia uguale a 1, A la lasciamo libera perché il seno varia tra 1 e meno 1, tra meno 1 e 1, ok? Se lo moltiplichiamo per A inizia a variare tra meno A e A, che può rappresentare meglio come si comporta il suono quando giunge alle vostre orecchie, cioè una variazione di pressione che non può variare tra più 1 e meno 1, deve avere una sua unità di misura, una sua ampiezza, che quindi viene stabilita dall'allora di A. Di conseguenza, se ricordiamo che cosa succede con le regole delle contrazioni, se la funzione è seno di t a periodo 2π greco, penso che sia chiaro, intuitivo, che la funzione seno di a per t a periodo 2π greco diviso a, cioè un periodo più corto perché si è contratta. E in particolare, dato che ci può dare fastidio adesso il π greco, la funzione seno di 2π greco f t, cioè al posto di a scriviamo 2π greco, a periodo 2π greco diviso 2π greco f, cioè 1 diviso f. Questo vuol dire che la funzione 2π greco f t, avendo periodo 1 su f, compie f oscillazioni al secondo. Questa f si chiama frequenza del suono, ok? Nello stesso giro di la prima volta che se lo sentono io e la genocchia. E questa è la prima volta, quindi vi chiedo se avete capito. Ossia, visto che il suono, visto come funzione seno di t, non può essere preso stasera come esempio, in quanto un suono non udibile, dato che un andamento troppo lento, per velocizzare, cerchiamo di comprendere, per velocizzare l'andamento di queste vibrazioni, cerchiamo di velocizzare usando la contrazione, moltiplicando il tempo per 2 greco f, in modo tale che ci sia un periodo di seno ripete se stesso ogni 1 su f secondi, d'accordo? E quindi ripete se stesso f volte al secondo, ok? Tipicamente quindi un suono puro, una nota musicale, questo adesso si entra in un ambito divulgativo, è caratterizzata dalla sua frequenza. Ad esempio un La, molto tipico per accordare gli strumenti, ha la frequenza di 440 oscillazioni al secondo. Sono tante. Le vibrazioni per sentire il suono sono molte al secondo, ok? Il nostro orecchio inizia a percepire il suono da 16 vibrazioni al secondo fino a 20.000, ok? E l'espressione, diciamo, dell'andamento della pressione sonora è la seguente: a seno di 2π greco f t. Ora si andrebbe un po' eccessivamente, e quindi non voglio, sul complicato, dato che è la prima volta che vedete queste cose. Tra le coriste, che diciamo sarà poi il direttore della scuola del coro a presentarvi, hanno provato a mettere un suono, e qui viene valorizzata la loro professionalità, io non sono in grado di farlo così bene, a una frequenza di circa 500 Hz. Tutto quello che vi ho detto adesso, come si
Se uno di voi prova a emettere una nota musicale, d'accordo? Quando anche ce l'hanno insegnata nell'elementare, che abbiamo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ok? Ad esempio, e probabilmente quando ad esempio mettiamo La, come sto facendo io, stiamo emettendo un suono a una singola frequenza, giusto? La nostra. Secondo voi, poi do io la risposta, nel momento in cui due persone vogliono emettere la stessa nota, è facile o difficile farlo, ok? Se ci pensate, è come dire, con la precisione che abbiamo noi, ad esempio, nel disegno a mano libera, cerchiamo di disegnare due segmenti di lunghezza uguale, ok? Ad esempio, due segmenti di lunghezza 10 cm. Vostro avviso, quanto sbagliamo più o meno, oppure cerchiamo, non siamo dei salumieri, noi sono bravissimi perché ormai hanno sensibilità a questo, cerchiamo di pesare, prendere un etto di zucchero, ok? Quindi ad occhio cercare di, dico una parola un po' magari, azzeccare un valore. Secondo voi con che precisione riusciamo a fare queste due cose? Cioè se mi chiedessi di, mi rivolgo a loro, ma penso che la domanda valga, diciamo, la risposta sia l'interesse di tutti. Se mi chiedessi di tracciare un segmento di lunghezza 10 cm ad occhio, quanto mi viene più o meno? Cioè da 1 a 100, da 9 a 11, da 8 a 12, da 9,99 a 10,01, quale di questi secondo voi è più consono a questa che trascesta? Ad esempio da 8 a 12, cioè un errore di circa 10-20%. Poi possiamo anche fare un'altra cosa. Ad esempio uno di voi traccia un segmento lungo 10 cm perché l'ha misurato e un altro, senza averlo proprio davanti con l'anello, prova a imitarlo uguale, quindi capite che avete già un riferimento. Di nuovo, cioè in altre parole, avete disegnato ad esempio sul proiettore un segmento che io vi misuro essere 10 cm e dico a voi con un blocco note di farlo uguale. Avete un riferimento, avete un riferimento della distanza. Sareste più precisi, siete d'accordo? Però io penso, senza farvi perdere tempo, che comunque magari non mi dite più tra 8 e 12, ma magari tra 9 e 11, forse tra 9 e mezzo e 10 e mezzo. Io penso che quest'ordine di grandezza dell'errore relativo, cioè il rapporto tra quanto sbaglio e il valore della misura, più o meno sarebbe quello che mi indichereste e mi chiedessi di prendermi un etto di zucchero. D'accordo? Probabilmente dite io sono in grado di prenderlo tra 90 e 110 gradi se l'ho già fatto qualche volta. Io ad esempio commetterei un errore enorme, ok? Però se sono abituato a fare queste pesate, d'accordo? Commetterei questi errori. A questo punto, tutto questo ragionamento che penso sia la portata di tutti, quanto sbagliamo se non siamo appoggiati a uno strumento che ci guida, ok? Proviamo a immaginarlo nel suono emesso da due coristi, ok? Una persona emette una nota musicale, ad esempio alla frequenza di 501 Hz, ok? E l'altra prova a emettere la stessa frequenza. Ce la fa? Non ce la fa? Con che precisione? Guardate che non abbiamo una mano, non abbiamo un display che ci segnala la frequenza. Stiamo solo sentendo la nostra compagna che sta emettendo una nota musicale. Noi cerchiamo di imitarla, con quale precisione ci riusciamo. Notevolissima, ed è questo che permetterà di concludere, diciamo, la nostra parte scientifica, molto di più di quanto ci possiamo immaginare. Intanto vediamo le conseguenze di un errore. Vi anticipo, è difficile adesso capirlo per voi in questo momento, infatti questa slide la chiudo in pochi minuti. Se la persona A emette un suono con frequenza 501 Hz e accanto la sua compagna lo emette con frequenza 500, ok? Guardate che c'è un errore delle due per mille, ok? E come sbagliare la misura dei 10 cm di soli 2 mm, ok? Non più, di molto di meno, scusate. 10 cm sarebbe quindi 2 per 1000, siamo sul dell'ordine di 0,2 mm,
ok? Quindi se ci pensate, un errore che non potete neanche immaginare di poterlo tenere così piccolo, no? Ma guardate che se due coriste emettono 501 Hz e 500 Hz, a noi, all'orecchio, arriva la somma di questi due suoni, ok? Che cosa fa la somma di questi due suoni? Studierete quelle che si chiameranno formule di prostatesi, ok? Che vi faranno vedere che il risultato di questa somma è dato da un suono alla frequenza di 500,5 Hz, abbastanza immaginabile, la media dei due. Però questo suono è moltiplicato per questo coseno, che moltiplica questa funzione, 2,05 t, ok? Cioè la metà della differenza. Qual è il risultato di questa composizione? Stefania, lo possono sapere ad occhio cosa succede se si moltiplicano le funzioni tra di loro, ok? Allora, succede che, se vedete, questo oscilla rapidamente a che frequenza? 500,5 Hz. Questa oscilla molto lentamente alla frequenza di soli mezzo Hz. Ma le due si stanno moltiplicando, non sommando, ok? Queste due, questo risultato. Questo vuol dire che ogni secondo circa il coseno passa da valere 1 a valere 0 e a valere meno 1, e di conseguenza, come vi diceva il direttore, in questo caso si assiste a un fenomeno che prende il nome di battimento, cioè la voce percepita da voi oscilla tra un massimo e un minimo, è come se la nota non fosse costante, ed è un effetto che può essere talvolta gradevole se voluto, talvolta fastidioso se non voluto. Affinché non vi sia questo fenomeno, ok? Vuol dire che la precisione con cui due coristi riescono a emettere la stessa nota è addirittura maggiore di quella che vediamo lì, ok? Quindi potrebbe essere 500,5 l'altro, oppure rimangono agganciati per un po', poi si sganciano un attimo, ma si riagganciano, e questa è una cosa sorprendente del nostro meccanismo di percezione uditiva e di riuscire a copiare il suono di un altro, cosa che non riusciamo a fare nel copiare un segmento a mano, ok? Non riusciamo a fare a prendere ad esempio due, senza neanche sapere quanto valgono, due sacchettini di zucchero, uno tenuto con la mano sinistra e uno tenuto con la mano destra, e cercare di rendere le masse uguali. Probabilmente su 100 grammi sbagliamo di più o meno 5 grammi, l'errore del 5%, mentre qui si arriva ad errori estremamente più bassi, ok? Ecco, allora per darvi un'idea di che cosa succede, e poi ci avviciniamo abbastanza rapidamente alla conclusione, intanto vi chiedo se avete capito quello che è stato visto fino adesso, perché era anche con la pazienza degli altri che, diciamo, magari si aspettavano qualcosa di meno specifico, però voglio dire, questa era la parte dedicata alle scuole, deve essere chiaro, poi se non interrompete fate qualche domanda, ok? Meglio dire una cosa in meno, ma che sia chiara, che invece dire tante cose che non si capiscono. Che non si capiscono. Allora, qui abbiamo vedete una frequenza su 500 Hz, l'altra su 501, facciamo che l'altra diventi 505, che così l'effetto potrebbe essere un po' più visibile. Allora, in un periodo, come vedete, le due onde, le due note si stanno sfalsando di pochissimo. Una, quella, diciamo, quella più lenta è la blu, ok? E quella è la frequenza di 500 Hz, l'altra gli ho dato 505, giusto? E quindi vuol dire che è un pochino più contratta. Che cosa succede con l'andare avanti del tempo? Dite se siete d'accordo. Ovviamente quella viola, ok, anticiperà sempre di più quella blu, ok? E col passare del tempo, queste due funzioni che in questo momento sembrano sovrapponibili, ok, siete d'accordo che dopo un po' saranno addirittura opposte, quando una al massimo, l'altra al minimo. È in quel momento che al nostro orecchio giungono due onde che si cancellano, perché quando il massimo della corista A arriva al nostro orecchio, in quel momento arriva il minimo della corista B, e se le ampiezze sono uguali, in quel momento in cui non sentiremo nulla, ok?
Passa un po' di tempo, lo sfalsamento continua fino a diventare di nuovo a nostro favore. I due massimi si sommano e quindi noi sentiamo la massima intensità. Quindi c'è quel fenomeno che si chiama abbattimento, che tra poco sentiremo. Questo è su una scala temporale molto piccola, sono 4 millesimi di secondo. Su una scala temporale più grossa, dove qui abbiamo un'osservazione in un secondo, ok? Perché il grafico sembra neanche più il grafico di una funzione, cioè questo grafico è così sporco, perché in realtà lì sotto, quella zona blu, sono oscillazioni fittissime della nostra nota musicale. Queste due note musicali, che hanno come frequenza 502,5, ok? La media delle due, però passano da un massimo di 2, 1 più 1, quando il seno emesso da una cantante ha lo stesso angolo del seno emesso della seconda, e quindi le due onde si sovrappongono ai momenti in cui si cancellano. Chiudo questa parte. Ad avvicinarvi solo da questa parte, coloro che possono magari alzandosi in piedi dura pochissimi minuti, dare un'occhiata a queste due tracce di questo strumento che si chiama oscilloscopio. Le vedete le due sinusoidi? Guardate. Faccio ripartire. Le vedete? Questo è il suono emesso da una cantante e questo è il suono emesso da Dario. Guardate come, salvo pochi momenti, rimangono sincronizzate fra di loro. Che è una cosa sorprendente del nostro sistema uditivo. Cioè qui ci sono 500 oscillazioni al secondo emesse dalle loro corde vocali e una riesce a sincronizzarsi sull'altra, vuol dire che, come vedete, sono quasi sempre sovrapposte, con ogni tanto qualche piccola oscillazione, come un tremolino della mano quando noi dobbiamo tenere un oggetto fermo. Così che nasce veramente un coro infatto, d'accordo? Io ovviamente non sarei capace a fare una cosa del genere, loro ci riescono. Questo vuol dire che soprattutto nell'ultima parte, quindi vedete in questi ultimi tre secondi, le due sinusoidi rimangono perfettamente quasi allineate, di conseguenza c'è un errore inferiore a una parte su 10.000, d'accordo? È come sbagliare una parte su 10.000, è come sbagliare un millimetro, ok? Su 10 metri. Probabilmente neanche i metri a nastro ci riescono, eppure il nostro sistema percettivo udito più voce ce la fa. A prova del fatto che è difficile in altro modo, guardate cosa cerco di fare io. Adesso non c'è la bravura delle coriste, io provo con due strumenti che mi aiutano, ok? E di cui posso variare la frequenza a fare quello che hanno fatto loro. Vedete quanto ci metto, non tantissime, ci arrestiamo dentro le schedezze, però per farvi vedere come il nostro sistema psicofisica della percezione, della psicofisica dell'udito e il sistema di generazione del suono è così preciso rispetto ad esempio a quanto possiamo fare con l'aiuto di strumenti.
una vite che è grossa, non so come lo piace. Qui ho una manovra di tecnici, cioè di girare, dando delle piccole correzioni fino a fare come sta, come sono riuscito a fare questo. Vedete, 2 minuti di lavoro circa, ma poi mi scivola il dito e le frequenze cambiano, perché bastano variazioni piccolissime a spassare le cose. Questo è ciò che sta facendo la mia mano con uno strumento che mi dice cosa sto facendo e che mi aiuta a fermare un'onda rispetto all'altra. Solo quando non è ferma, ecco adesso come vedete una si sta muovendo rispetto all'altra, un po' come succedeva nei suoni messi dai cantanti, ma che erano ancora più rari perché riuscivano distintivamente ad accorgersi che una scorreva sulla destra rispetto all'altra e come avete visto prima ad effettuare la correzione. Okay? Questo diciamo è uno degli aspetti più sorprendenti, okay? Che ci può cogliere abbastanza, diciamo, ci può davvero affascinare sulla perfezione del sistema uditivo e di riproduzione della voce e come diceva il direttore è importante che anche la laurea scientifica, in questo caso è importante che una corista senta l'altra in modo da sintonizzarsi con essa in pochi millisecondi, un'operazione che ha dato degli strumenti che ci aiutano e chiede diversi secondi se non qualche minuto. Tento e vediamo cosa viene.